La convenzione organizzata dal Movimento Federalista Europeo e abbiamo qui con noi Fausto Durante, che è responsabile Europa del segretariato della CGIL e con il quale abbiamo appunto iniziato un lavoro con il comitato promotore dell'iniziativa dei cittadini europei per un New Deal for Europe. E a Fausto chiediamo appunto che cosa prevede questo piano, quali sono gli obiettivi e qual è l'impegno del sindacato in questa avventura che prevede appunto la raccolta di 1 milione di firme. Il sindacato italiano ha aderito con entusiasmo dall'inizio a questa iniziativa perché la raccolta di firme su un'idea di nuovo corso per l'Europa incontra esattamente gli obiettivi del movimento sindacale a livello europeo. Questa idea, anche dal punto di vista politico, culturale, concettuale, ribalta lo schema neoliberista seguito sino a questo momento. E io ricordo che lo schema neoliberista è, a mio parere, il principale nemico dell'Europa federale unita che noi abbiamo in mente, e punta a uno sviluppo sostenibile, alle riprese di politica di investimenti per l'occupazione, la crescita, il rilancio della domanda interna e della prospettiva, diciamo, dell'economia europea, attivando le migliori energie che noi abbiamo sul territorio e disponendo della proposta programmatica in grado di costituire una prospettiva per i giovani. L'Europa che abbiamo in mente noi è l'Europa del lavoro, l'Europa sociale, l'Europa dei diritti. Per affermarla, per rendere evidente che occorre cambiare la politica di austerità, serve l'impegno di tutti, e quindi noi vogliamo raccogliere 1 milione di firme in almeno 7 stati europei, ma senza precluderci la possibilità di raccoglierli in tutti, e indurre dal punto di vista del quadro legislativo che l'iniziativa dei cittadini europei prevede le istituzioni dell'Europa a produrre su questo politica industriale, sviluppo sostenibile, occupazione giovanile di qualità e ben remunerata e adeguate iniziative legislative in grado di dare gambe e sostegno alla proposta politica del vigente. Il 1° maggio sarà una prima occasione per raccogliere firme sia su carta ma anche sul sito New Deal for Europe. Ma il 1° maggio tutte le iniziative in cui la CGIL, la CISL, la UIL e le organizzazioni sindacali in giro per l'Europa chiameranno i loro membri, i loro iscritti, i loro affiliati a manifestare per qualunque circostanza, noi abbiamo un anno di tempo, saranno tutte occasioni in cui i lavoratori europei potranno sostenere con la loro firma questa proposta. È un nostro specifico interesse, proprio per rilanciare il sogno europeo nel quale continuiamo a credere, fare sì che questa iniziativa sia coronata da successo, che le firme siano raccolte e l'obiettivo sia raggiunto e superato il più possibile, proprio perché noi vogliamo dare a questa iniziativa popolare il carattere di una mobilitazione di massa. L'Europa, anche attraverso la spinta che verrà dalla ICE, New Deal for Europe, se riusciamo a conseguire questo obiettivo, potrà avere la speranza di cambiare direzione. Grazie Fausto. Okay.